La Mille Miglia ha invaso Arezzo. La straordinaria carovana d'auto d'epoca è infatti tornata dopo 15 anni in città per l'intermezzo della seconda tappa, partita all'alba di questa mattina da Cervia Milano Marittima, prima di riprendere la corsa verso Roma. 450 macchine selezionatissime da tutto il mondo, da 44 paesi. Quindi oltre 900 tra piloti e navigatori, 1500 giornalisti accreditati, veramente una. Ma poi c'è il Tribute Ferrari e il Tribute Mercedes che con altre 150 macchine precedono la carovana della Mille Miglia. Tanti grandi personaggi, qui abbiamo oltre a tanti piloti che hanno corso in Formula 1 diversi anni fa o anche attuali. Ci sono poi personaggi dello spettacolo, del cinema, c'è Adrien Brody, il premio Oscar con il film Il Pianista, c'è Piero Pelù, c'è il bassista dei Coldplay, insomma c'è veramente dei grandi personaggi, sono grandi personaggi, macchine meravigliose per un vero museo viaggiante. Vedo che c'è tanta gente che è accorsa a seguire la manifestazione e questo è importante. E, insomma, speriamo che sia la prima di una lunga serie. Tra i piloti anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, in corsa al fianco del presidente di Coingas Sergio Saderini, ma anche il presidente di Estra Francesco Macri. Un onore a Marcello Comanducci che l'ha organizzata e a tutta l'amministrazione che anche con i vigili urbani si è data da fare perché tutto funzionasse bene, non c'è stato un disservizio, tutti gli ospiti sono contentissimi e spero che si possa veramente ripetere.